Educare per liberare. Sono Sor Marina e sono nata qui a Roma, precisamente a Monte Mario. Io posso dire che la mia vocazione è maturata, ha avuto tante tappe. La prima l'ho maturata nella scuola stessa, dove la nostra maestra ogni giorno, una suora, maestra Pia, ci portava davanti al Sacro Cuore, e quegli occhi non li dimenticherò mai, mi hanno illuminato chiedendomi cosa vuoi da me. E allora spesso nella mia vita mi sono ripetuta. E poi dopo, in seguito, quando io sono diventata maestra Pia, subito ho chiesto, perché io il mio cuore, io lo ritengo un cuore per il mondo, non un cuore per l'Italia, né per l'Africa, né per il Brasile. E allora ecco, ho sentito sempre, perché in fondo essere in Italia, essere in Africa, essere, è sempre missione, anche in Italia è missione. Allora, un viaggio che è iniziato, beh, con la prima incontro, diciamo, delle maestre Pia Venerini, quindi della professione, quindi di possibilità di aprirmi a questo istituto, ma soprattutto il primo nell'87, quando abbiamo aperto la prima casa in Africa, in Benin, poi nel Camerun, poi diciamo anche nel Togo, poi una visita in Nigeria e poi adesso qui nel Madagascar. Io non sono mai andata in Africa con il desiderio di cambiare l'Africa, ma anzi sono stata cambiata dall'Africa. L'Africa è entrata nel mio cuore, mi ha fatto incontrare di più il Signore, perché ogni volta che prego entrano i miei fratelli, entrano le situazioni, mi ha insegnato a pregare, è un pregare che non guarda solo le mie situazioni. E allora ecco, quindi l'Africa per me ha significato un'apertura. Un'apertura per cui il mio cuore non è un cuore ristretto alle mie meschine necessità o all'Italia di cui io amo, di cui alle mie sorgenti, ma al mondo. Quindi mi sento del mondo, mi sento aperta, ecco.